ero preoccupato, cosa fa adesso? Secondo me viene giù questo tutto. Momento di tensione mi agita. Oddio. Arriva. Bella Paolo. Grande. Adesso farò reactare a Paolo un video dei Lorna Shore, in particolare il playthrough di Austin Archey di Into the Earth, perché sì, Paolo conosce il death metal, era uno dei suoi generi comunque con cui è cresciuto, ma non conosce i Lorna Shore, che sono una delle band più famose in questo momento nel genere. Non li conosco. Secondo me sarai veramente abbagliato da questo batterista perché ha una tecnica fuori di testa, un suono che magari potrebbe suonarti un pochino finto. Perché comunque adesso i batteristi death metal sfruttano molto molto l'elettronica, i trigger, la compressione a manetta. Però certo. Ogni generazione appunta al suo sound, sì. Quindi non perdiamoci, andiamo subito a vedere il video di Into the Earth. Fuori di testa. Vai avanti ancora. Quello. Sono doppi colpi. Doppi colpi? Doppi colpi, si chiama heel to technique, tacco punta. È impossibile, è fuori di testa. È allucinante. Sì, sì, poi alla velocità, non so, 280 bpm sarà. Ma sembra un tuono. Sì, sì, una mitragliatrice. Pazzesca sta cosa. Sono proprio doppi. Incredibile.
non so sono se preoccupato, sia finito. Cosa fa adesso? Secondo me viene cioè, giù questo tutto. Momento di tensione mi agita. Oddio. Arriva. Era finito veramente. È allucinante. È una cosa incredibile. Ma quel adesso quello va molto. È al limite dell'impossibile una roba del genere. Sì, che cioè, poi non c'è modo proprio. Ma no, per me è proprio un drumming lontano anni luce. Incredibile. Sfrutti molto il trigger, perché se vedevi il battente la carezza, ma la cassa, però infatti, comunque devi essere preciso, cioè, non è le gambe andavano alla metà, cioè certo, però devi essere precisissimo per farlo, sennò esce una merda. Altrimenti comunque ok, non so non sai cosa dire, ma non è così quello che devo fare. Ma incredibile, sono rimasto stravolto dai piedi soprattutto, quella è una cosa che non ho mai vista, ignoranza mia forse, sì, no, vabbè, ma così è... tanto... No, lui sicuramente l'ha portata all'estremo, perché è veramente i batteristi estremo. Che la usano ce ne sono, ma così tanto e per tanto tempo, perché tutto un brano alla fine è un mitragliatore totale. Chissà che polpacci. Comunque polsi, se vedevi, lui le dita le usa proprio poco. Cioè, non so come faccia a muovere i polsi a quella velocità. Abitudine, però complimenti per la costanza, perché poi, per raggiungere un livello del genere devi fare 12 ore al giorno per 10 anni, almeno. Per forza. Sì. Incredibile. E poi ti garantisco che dal vivo suona uguale. Sì, Li ho visti dal vivo e suonano uguali. Uno dice, vabbè, in studio puoi fare quello che vuoi. Sì, è vero, assolutamente. Però poi dal vivo devi suonare a te. E lui ce la fa. Sono colpito. Spero che il video vi sia piaciuto. Scrivete qui sotto nei commenti di quale altro video volete una sua reaction. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su Facebook, su TikTok, che pubblico video tutti i giorni. Noi ci vediamo nel prossimo video.